Dai, ho sentito una notizia. Una notizia riguardante cosa? Tu sai chi? No, 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 non lo so. Sì, lo sai, non fare finta di non saperlo. Ho sentito che Dua Lipa si è lasciata con il fidanzato. Ma non è vero, Ninna, sono delle fake news. Perché sennò ovviamente io sarei già fidanzato con lei, no? Mi sembra banale. Era uno scherzo. Ma tu sei proprio una persona orribile. Allora, sai che ti dico? Ricominciamo tutto. Benvenuti nel Love Test. E ora vi farò vedere che Matt è una persona orribile. Cioè... Tu decidi di portarmi qui, di farmi fare questo video per dire a tutto il mondo che io sono una persona orribile, come se avessi fatto chissà che cosa. Sì, tu mi hai tradito, io stanotte ho sognato che mi tradivi. Ma era un sogno, Ninna, io sono qui, stavo dormendo nel letto. Poi tra l'altro, oltre ad aver sentito che Dua Lipa si è lasciata, ho sentito che Dua Lipa non è il suo vero nome. Dua Lipa non è il suo vero nome? No, non è. Qual è il suo vero nome? Schifo Lipa. Oh, ma come ti permetti a dire una cosa del genere alla persona più bella del mondo? Cosa? Dopo di te, ovviamente. Schifo Lipa, vediamo. Ah, due, perché Dua Lipa fa proprio schifo. No, semplicemente perché non si chiama così. Però va bene, adesso ti faccio vedere io. Comunque vorrei dire, non ho niente contro Dua Lipa, solo che ho sognato che Matti mi tradiva, quindi ci ho avuto. Ma io ho qualcosa contro Federico Chiesa, invece. Sapete che Federico... Zitto. Federico Chiesa si è comprato una Ferrari. Vedi, mi devo fidanzare con lui. Tu non hai una Ferrari. Ok, e quindi che vuol dire? E quindi sarei molto meglio con lui che con te, ovviamente. Cioè, guardate i miei capelli biondi su una... Vediamo invece con schifo Federico. Oh, sì, ora tu inizi a offendere Federico Chiesa solo perché io l'ho fatto con Dua Lipa, perché sei geloso. Esatto, hai capito bene. Sei geloso? Sono geloso e come? Perché io non ho nemmeno una Ferrari, ce l'ho solo giocattolo, anzi è una Lamborghini giocattolo quella che ho. Oddio, la Ferrari di Federico Chiesa, ma te lo immagini? Vai, basta, per favore, mi hai stancato. Vabbè, ok, ti ho stancato, ma tu hai mai visto Spider-Man? Sì. Hai mai visto la fidanzata di Spider-Man? Sì. Perché hai detto sì con quella faccia? Io non ti ho mai visto che hai visto Spider-Man. No, ho visto solo le foto degli attori di Spider-Man. Ah, in quindi realtà. Sai benissimo chi è Zendaya. Come no, lo so, è come. E come la cosa? Seguo pure su Instagram. Vedi, è solo un due, te lo dico con tutta questa tranquillità perché sapevo già che tra noi non poteva funzionare, capito? Secondo me tu non sei compatibile con nessuno. Vediamo se invece tu sei compatibile con Spider-Man a questo punto, perché magari tu dovresti stare con un supereroe. Aspetta, ma con Spider-Man o con l'attore che interpreta Spider-Man? No, con Spider-Man proprio, vedi sei. No, perché io ho paura dei ragni. Lo sai perché tu non puoi stare con questo supereroe? Sì. Perché sono solo io il tuo vero supereroe. E qual è il tuo potere? È quello di so fare così con la lingua. Dai, voglio sentire il tuo potere. Non è un potere questo, non serve a niente. Come no? Guarda, no. Dai, riesco a respirare. Voglio sentire un superpotere che hai. Sono sei? Un ottimo youtuber. È un superpotere. Sei uno youtuber tu? Certo, come no, e anzi sono pure un cantante, senti, sto shoppando. Sì, shoppando, vabbè, ok, sto shoppando. Non conosco nessun cantante che ha fatto questa canzone, ma vediamo un attimo se tu potresti stare bene con una cantante che io conosco e tu conosci e noi conosciamo. Dua Lipa? Basta! Ariana Grande, ovviamente. Ah, ma sempre Dua Lipa. Ariana Grande, ma a me non piace Ariana Grande, per una volta devo essere sincero. Ecco, appunto, l'unica volta che dico che qualcuno non mi piace, però ha una bellissima voce. Sì, ha una bellissima voce. Secondo me io ce l'ho uguale. Non farei la prova, sinceramente. No, io la farei. Oh no. Solo che non c'è nemmeno un testo di Ariana. Allora dobbiamo continuare. Devo provare. Ok, sono pronta. Questa canzone si chiama Bang Bang. Ma non la conosci nemmeno. Sì, ora parla. Lasciate un mi piace per far stare zitta Ninna, vi prego. Ma come zitta? Vabbè, comunque la voce c'era. Basta parlare di cantante. Ora perché non so molto bene inglese, però
No, non voglio proprio più sentir parlare di cantanti in questo momento. Okay. Ma passiamo a qualcuno che, ecco, è più raggiungibile. Perché insomma, io non è che potrò mai fidanzarmi con Zendaya, è di un altro paese. Ma non vorresti? Ma no, non è. Sì, cioè, cosa? Vabbè, dicevo. Passiamo a qualcuno che abita un po' più vicino a noi, che conosciamo, okay, perché è un nostro amico. Ad esempio, il nostro amico Kazu, te lo ricordi? Kazu, sì, Kazu. Con quanta percentuale tu staresti bene con Kazu? Da 1 a 10, che numero hai? 6. Peccato. E invece con K? Forse stai meglio con K? No. K è anche più piccolo. Io e K non siamo proprio compatibili. No, per nulla. Allora vedi che questa applicazione comunque dice i punteggi reali. Sì, ma io pensavo di avere un punteggio più alto con K. Perché? Perché? Scusa, no, continua la frase, per favore. Sai che ieri, mentre facevo il bagno in piscina, nella villa, mi è entrata l'acqua nell'orecchio. Ma interessante. Va bene, senti, continua tu, visto che hai appena detto che ti piace segretamente Kazu. Non l'ho detto. E poi l'hanno sentito tutti. Io ho visto come guardi Dani quando siamo qua in questa villa dove viviamo tutti insieme. Ah, sì, spiega. Fammi vedere lo sguardo che io faccio a Dani. Così. Sì, vabbè, così. Sì, non c'è male con Dani. Ma è ovvio che non c'è male. Che significa è ovvio che non c'è male? È una cosa bella o una cosa brutta? No, è una cosa neutra, non è né bella, brutta, non c'è male. Non lo so, mi puzza questa scusa, mi puzza tanto. Passiamo invece a uno sportivo che non è Chiesa, ok? Chiesa, spieghiamolo perché sennò ormai pensi solamente a lui. Ad esempio, no, Ninna, tu quanto staresti bene con uno dei calciatori più forti del mondo? Messi. Ma chi è Messi? Ma come? Non conosci Messi? Oh, mamma mia. Guarda, c'è anche un 8 wow. Oh, no, lo devo conoscere se siamo compatibili. Cioè, ma chi è Messi? Ninna è tipo il calciatore più forte del mondo, ha giocato nel Barcellona, argentino, fa con le gambe e fa gol a tutti gli avversari. Vabbè, lo contatterò su Instagram perché io proprio non lo conosco questo Messi. Sì, guarda che è già sposato e ha anche dei figli, se non sbaglio, eh. Ah, magari ci seguono, ciao figli di Messi. Ma sono argentini. Io hablo muy bien argentino. Ecco, certo, sì, come no, andiamo avanti, va. Secondo me tu sei compatibile solo con una persona. Con te? No. E con chi, scusami? Con Piadina, la nostra gattina, purino. Quante volte ti ho detto che non mi voglio fidanzare con Piadina? 10 più! Una coppia perfetta, la nostra gattina ti ama. Cioè, in realtà, forse tu ami lei, ma lei ti odia. Perché ogni volta che siamo sul divano, lei non viene addosso a te, viene addosso a me. Eppure io 10 più. Invece, vediamo tu quanto ci stai bene con Piadina. Vediamo, scoprilo, vediamo. Vediamo. Questo, Ora lo voglio proprio sapere e scoprire. Sì. Ecco, 9! È quasi perfetto, perché io e lei siamo compatibilissimi. Ma io un 10 più, quanto mi dispiace. Ma lei vuole più bene a me. Certo, sì, l'op test parla chiaro e abbiamo detto che lui rispetta al 100% i voti. Vediamo Ninna più Willy, il nostro gattino. Ninna più Willy. Willy Wonka, ecco, 4. Ha preso solo, proprio tu e Willy, dovete stare in due case diverse. Vediamo tu e Willy invece. Avrò almeno un 8. Ok. Almeno un 5. 5, comunque ecco, uno in più di te. Vendiamo Willy allora, chiunque lo volesse comprare ci contatti. No, non è vero, non possiamo vendere perché è il nostro gattino. Ma non è finita qui, perché tu hai detto che lo sguardo che io ho con la nostra amica Dani è questo. Sì. Ma invece, qual è lo sguardo che hai tu quando vedi Robby? Questo, guarda, questo. Sì, certo. Sì, come perché no? Lui è gigante, ha dei muscoli giganti. Va bene, scopriamolo allora. Sì. Ninna più Robby uguale, perché non lo sapesse, è il nostro amico con cui facciamo i video insieme e facciamo le vacanze. No! Ti spiego perché. Io lo so perché siamo così compatibili. Dimmi. Perché abbiamo entrambi i capelli biondi. Ah. Quindi capello biondo più capello biondo fa capello biondo 9. Ah, ora sì. Ho capito, ecco però, perché. Però io non mi fidanzerei. No. Quindi non è che quando io sto dormendo tu vai da Robby e iniziate a chiacchierare, ad abbracciarvi, a darvi dei baci. Vabbè, no. Matti, ma tu sei proprio pazzo. Tu sì, certo. Tu inventi le cose che non esistono. Come no? Lo chiederò a lui dopo, vediamo. Okay, vabbè, allora vediamo, perché io l'altro giorno ti ho visto che eri su TikTok. Ma perché hai scritto Mattiz? Ho sbagliato.
Lo so che sono anche Matis, io sono due persone diverse. Sì, tu sei persone diverse, ok. Però io ho visto che eri su TikTok, non sviare il discorso. Certo, io guardo TikTok. Ah, chi guardi su TikTok? Perché ho visto chi guarda. Adesso non mi viene in mente i video di tennis, le persone che fanno dei record incredibili. Sì, e poi sentiamo, di la verità, vediamo se hai il coraggio. Beh, guardo qualche balletto. Che balletto di chi? I tuoi. Ma io non faccio balletti, non ho mai fatto balletti, non sono capace. Ah, e allora mi sono confuso con un'altra ragazza bionda. Sì, te lo dico io chi è la ragazza bionda, Alessia Lanza, te lo dico io. È quella che fa i balletti, va bene, quella che io non so fare i balletti e lei li sa fare. Ma vediamo quanto sarà si balletti. Ah, non c'è male. Non c'è male, vedi, solo un 6, perché io sono uno youtuber, non sì. Posso stare con una TikToker, certo. Devo stare con una youtuber. Ah, sai qual è il problema? Uh-huh. Che io e te insieme abbiamo 6. Guarda, abbiamo 6. Ci scommetti, guarda. Ah, te la faccio vedere. Ma quindi non è vero che devo stare per forza con una youtuber. Posso stare anche con una TikToker. Vedi, perché abbiamo lo stesso voto tanto. Grazie per avermelo detto. Matti, ti sto per lasciare. No. Ti sto per lasciare. Stavo scherzando. No, io ti sto per lasciare. Stavo scherzando. No. Ah, mamma mia, però quanto sei esagerata. No, io sono molto arrabbiata con te, molto arrabbiata. E sai che ti dico? Sì, che quando cosa? Sono arrabbiata le faccio così con i capelli. Quindi sarò arrabbiata per tutto il giorno, penso. E adesso allora ti tiro fuori un cantante. Sì. Un cantante che tu non ti immagini nemmeno, perché tu pensi che io non lo conosca, invece lo conosco. E come se lo conosco? Minna più Harry Styles. Sì, quello di Rimo di Ascio che cantava. Sì, bella canzone questa, Nina. Complimenti, ti faccio i miei più successi. Non me ne ricordo. No! Glielo devo dire. Tra l'altro lui era in Italia poco tempo fa e non sono potuta andare al concerto. Ma mi sarebbe molto piaciuto. Che c'è, non ci voglio credere. Da questo proprio non me l'aspettavo. Adesso basta. Noi abbiamo troppe persone che ammiriamo segretamente. Non siamo più fatti per stare insieme, molto probabilmente. E allora che cosa vuoi fare? Vuoi lasciarmi? Beh, forse sarebbe meglio prendersi una pausa dopo tutto questo. Sì, hai capito bene, una pausa. Va bene, ok. Lasciami, vattene pure. Me ne andrò via. Sì. Io e Ninna al momento non siamo più insieme. Sì. Ok, vediamo se Ninna può stare con Ninna almeno. Se sono compatibile con me stessa posso rimanere anche da sola senza Matti. Qual è il problema? No? Forse non. Vabbè, neanche con me stessa posso stare, ho capito. Allora me ne vado anch'io. Ciao!